Mi parli con quegli occhi, ti chiamo mami. Ho chiesto aiuto ma ora non ti domani. Mi faccio il culo ma ne conto no mani. Ma stai sicuro che ci arrivo? Finisce il resto! Senza Black. Fine. Ciao ragazzi! Vince Gresso! Aia! Figli di una merda! 2/3 costole inclinate. Lo sappiamo. Prima di iniziare, avete visto che c'era il trailer di Sina. E Sina è il prossimo. Ah, Sina è bravo! In Arcade Army Records. Ma hai messo ancora Venezia dietro con sta puzza di canale? No, ma no, hai messo l'appartamentino. L'appartamentino chic. A te ti piace? Quello, sì. Tanto sei ricchione. Con la televisione lì. Quanto sei ricchione. A proposito di ricchioni, c'è una fare nitro. A proposito di appartamentini chic. Ah, ok. C'è da fare nitro, però, meno male, nitro, sai che cazzo è. Cioè, è quello. E Ian Signorino è il problema, che non sai mai dove cazzo va a parare. Questa è la novità, Ian Signorino. Magari Nitro lo facciamo un'altra 70, quello è sempre clickbait Nitro. Sì, posso dirti una cosa? Secondo te, 5 minuti di violenza con Barlo. Con Barlo. Quanto ti senti responsabile della crescita di Ian Signorino nella società italiana? Un botto. Guarda come cresce il signorino, rigoglioso proprio. No, no, rigoglione, scherzando, coglione. Io non sto scherzando. No, no, ma io vi sto. Young signorino era zero. Prima era che zero prima. Young, ma sti soldi che mi devi dare, Young. Che non è che mo non mi rispondi più su Instagram. Ti ho detto, oh, dimmi che sei un troll. E non mi ha più risposto. Prima ti ha sbottuto per la coda. A coda, mi ci pulisco il culo. E poi. Non l'ha detto così. No, non mi ricordo. Ha detto, però forse era quello che mi aveva voluto dirti io. Vabbè raga, io non voglio iniziarla questa. Questo video non lo volevo fare, mi hanno rubato l'account. Qua io sto analizzando lo specchio dei tempi ed ho una chiave di lettura adeguata per interpretare questo malessere e questa società decadente. Oh mannaggia! Ho visto, come si chiamano le immaginette? Il thumbnail, mamma mia. Non si può. Sigla! Ascoltami Barlo, ascoltami. Noi abbiamo anche letto l'intervista a Young Signorino fatta dalla Young Signorina sul suo giornale prima di lasciare, dicendo che hai capito perché poi l'hanno cacciata. Dice io volevo fare con gli Arcade Boys e invece non sono capace. Non ho capito che c'è la satira. Satira! Oh! Siete pronti per le nuove magliettine? Abbiamo delle magliettine, raga. Adesso la prossima volta ve le presentiamo. Però prima di tutto vi voglio far vedere una cosa. Mi hanno mandato una figata, che sono questi. Ne mettiamo 5 in palio per tutti quanti voi, raga. Sono degli oggettini. Illustro. Perché il mio... Anche voi avete un Huawei da 50 euro tutto rotto? Benissimo, valorizzatelo con il... Elastic. Abbiamo fatto fare queste cose degli Arcade Boys che sono molto... Non si vede, praticamente... Vedi, tu l'appoggi e ti guardi le tue cose tranquille, le reaction. Il porno. Ti guardi le reaction soprattutto. Le interviste alle signorine. Puoi metterlo anche in verticale, però... E poi c'è una figata, perché vi dico, quando voi fate i cazzo di videoclip di merda, no? Quando riprendete i barboni in mezzo alla strada che muoiono, potete farlo così, se voi li mettete qua, a parte che c'è scritto Arcade Boys, quindi siete fighi perché i vostri amici dicono, minchia Arcade Boys, se non vi picchiano, siete se non vi picchiano siete però figli. È una figata perché fate così. Ma soprattutto puoi anche fare così, no? E fare le segnalazioni alle aerei, così li fai schiantare. Che comunque è comodo, sì, non certo. È che sei in pericolo tu, però dai fastidio. Allora, noi ne abbiamo 5 qua. Ne abbiamo un po' di più di 5. Questi li mettiamo in palio su Instagram. Quindi se ci seguite su Instagram tra un po' faremo il contest. Non fare male. A parte questo, questa piccola promo che ci siamo fatti perché mi era venuto in mente con le magliette. Adesso sei pronto ad affrontare l'estate che arriva. Avete visto? Benissimo. Abbiamo voglia di cominciare. Metti like, condividi, iscriviti al canale. Se questo video arriva a 500.000 milioni di miliardi, io prendo gli elastici e me li do in faccia così fortissimo. Young signorino. No, non voglio fare.
Ah, questo è il titolo. Dolce droga. Chi l'ha prodotta questa roba? Perché l'ultima volta niente pubblicità. Adesso pure dargli dei soldi. Aspetta un attimo, scrivo pubblicità. Ah, la pubblicità mi sembrava troppo. Beh, buono il rum, eh. Ah, liscio, sì. Te lo bevi? Bravo. Sì. Guarda che stavolta non hanno messo il produttore perché si è vergognato. Scusami, styling è Valeria Semuscina. Avrò un occhio di riguardo per l'outfit allora in questo video. Cara Valeria, chi è che gli ha fatto la base? Io no. L'altra volta hai messo la minchiata e mi hanno mandato una merda. Sì. Oggi non dire che sono io. Per me è sempre lui, vai. Sì, 24esimo su tendenze e capiamo che la vita è una merda. Sì. Vai. Ma no. Vabbè, un po' c'è di scandalo. Si è fatto Gesù. Oddio, il cerotto di fa. Girato a 60 fps. Complimenti alla signorina Valeria. Non ci credo, ragazzi. Sto aspettando che inizia. Il 60 fps è una merda. Non ci voglio credere male. No, dai. La maglietta mezza di Dio e mezza. Mamma mia, Valeria. No, Valeria. Sto morendo. Mi sta per esplodere la testa, ragazzi. Sono ipnotizzato. Ma cos'è che concettualità è in questo video? È il concetto di non fare un bello, però. Questa immagine l'avevo vista nel trailer della figa. Produzione stavolta è figa in culo. Sì. Non ha detto niente. Non c'è un testo. No, voglio leggere il testo. Love e vale. Bella la produzione. Amo tutti. Sono roba drum and bass. Sì, Cagnolino. Se esistevano i caninos potrebbe esistere anche Young Signorinos. È finito così. No. Ah! È finito così. Cos'era la noise? Era solo rumore. C'è troppo avanti. La trap. Prima non facevano le rime. Poi non finivano le parole. Adesso non parlano manco più. Vanno i versi. Tanto qua i versi. Se l'ascolti per quello è geniale. No. Io voglio fare una reaction dicendo solo questo adesso. Oh, video. Video. Vestiti. Ragazzi, cerchiamo il testo. Fa ridere già solo a vedere come è impaginato. Alfabeto alfabeto. Io non so se è il tipo che ha messo la descrizione. In poche parole, questo è un signorino impazzito. Vuole interpretare l'alfabeto a modo suo, creandone uno diverso alquanto misterioso. È un genio. Guarda, io gli farei fare un featuring con Lil Pony a questo qua. Ti prego, Lil Pony, ti invoco. Lil Pony! Eccoti! Hai perso la testa! Aiuto! Maria Antonietta! Che cazzo tu? Chi è? Fai coglione! Allora Lil Pony, scusa. Ci sono questo problema che ho paura degli occhiali. Allora, volevo chiederle. Cosa faccio? La bomba, cazzo! Ma davvero? Facciamo un featuring! Ti piace davvero? È geniale, cazzo! Senti com'è. Che groove! Sei veramente bellissima, Lil Pony, oggi! No. Io ho una grossa difficoltà razionale. Vedete come metto il cappuccio senza usare le mani? Dai. Ma questa è una bomba, voglio il featuring con questo Young Signorino. Lui lo sento che è ghetto come me. Le bestie di Safra nella rap, no? Meglio l'immenso rap. E poi possiamo sacrificare delle bambine a qualche demonio e drogarci tantissimo in creare una nuova forma di linguaggio. E all'avanguardia, la trap del futuro. Poi, allora io adesso voglio farti delle domande serie. Ma secondo te questo è veramente così? Al di là di tutti gli scherzi, il vero riconosce il vero. Chi è? Parliamo per R Mob. Tanto. No! Buffone. Nii!
non puoi pretendere di poter interpretare il pensiero di un semidio, perché tu non sai cosa è passato per diventare così, e non sai cosa ha passato Lil Pani per diventare Lil Pani. La droga è passata per diventare Lil Pani, io te lo dico. Io dico che se fammi a 150.000 persone vestito da coglione che non è... Dove uno schiaffo che non ti trovano più, non ti trovano più. Pensano che sei da titante se ti do uno schiaffo io, veramente. Aspetta. Giusto una cosa, signorina. Signorina e signorino. Spiegami perché segui signorino su Instagram. È un modello da imitare? È un modello da seguire? Tatuaggi in faccia, droga. E io che dico di no, non drogarti, no? Perché ti ho toccato nel profondo? Cosa mi stai dicendo? Scusami, mi sono un attimo perso. Stavo parlando dei miei schiaffi che poi sparisce dalla faccia della terra e diventi latitante. Quindi vuoi dirmi adesso questo è il nuovo potere? Cioè, lo schiaffo latitante. Gli schiaffi latitante. Ah! Porta rispetto. Quindi vuoi dirmi adesso questo è il nuovo potere? Cioè, lo schiaffo la fita. Schiaffi la fita. Volta che colpisco alla cieca perché non vedo nulla. Non me lo aspettavo questo. Te l'ho preso bene? Non vedo un cazzo. Prova, guarda. Non vedi un cazzo, prova. Cioè, non posso mirare. E già ti taglia la faccia. Ah, aia, hai capito? Hai capito perché? Capisco il tuo dolore adesso. Fratello mio.